Ciao, ciao a tutti, bentornati sul mio canale YouTube. Finalmente sono tornata con un nuovo video e questo sarà un video creazioni. Vi mostrerò poche creazioni perché sto riprendendo piano piano a creare. Era tantissimo tempo che non realizzavo qualcosa, ma voglio appunto mostrarvi quali sono state le creazioni che ho realizzato in questi giorni, qualcosa anche un po' di tempo fa, ma che non è ancora completo. E ve lo mostrerò appunto alla fine del video. Inizio con una creazione che forse alcuni di voi ricorderanno. È questo medaglione qui, realizzato con un bellissimo cabochon in resina che mi era stato regalato da Antonella, a cui mando un bacio grandissimo. E io avevo realizzato questa semplicissima incastonatura all'embroidery per completare, diciamo, il cabochon. Alla fine ho completato anche il medaglione realizzando una spilla. Ho applicato questa base sul retro e diciamo questo è il risultato finale. Avrei voluto onestamente anche rivestirlo, però non mi piaceva tanto come veniva e quindi l'ho lasciato semplice in questo modo qua. Quindi questa è una spilla che può essere applicata su dei foulard, può essere applicata su una borsa, insomma ci si può fare quello che più si desidera. E quindi questo è il risultato. Voglio mostrarvi poi anche questo semplicissimo bracciale da uomo. L'ho realizzato con delle perle di ematite in questa colorazione verde, stupenda. Forse ve le avevo mostrate in un video un po' di tempo fa. Dovrebbe essere una patina al titanio, se non ricordo male. E quindi, insomma, ho realizzato questo bracciale con del filo d'acciaio. Infatti, è durissimo il filo d'acciaio, quando devo lavorarci è sempre un problema. E ho applicato poi un moschettone semplicissimo, anche questo in acciaio, e degli anellini piccolini, eccoli qua, per completare appunto il lavoro. Il bracciale mi è stato richiesto in queste colorazioni e quindi l'ho realizzato appunto in questi colori da abbinare a una collana che avevo già realizzato l'anno scorso, se non erro, sì. Voglio mostrarvi poi il pezzo grosso, diciamo, del video. Non è proprio un pezzo grosso, però è un pezzo grosso per me perché, diciamo che grazie a questa collana ho ripreso un po' a creare. Quindi ho realizzato questa collana con dei cipollotti verde smeraldo che sono di una colorazione stupenda. La dimensione, dei cipollotti è 3x4. E ho realizzato appunto questa collana con la tecnica del Kumiimo. Io adoro questa tecnica, veramente mi rilassa un sacco farla e quindi mi sono cimentata in questa cosa con i mezzi cristalli, con i cipollotti e il risultato devo dire mi è piaciuto tantissimo. Ho applicato poi queste coppette che per fortuna andavano bene. Il problema del Kumiimo o delle spirali fatte in questo modo è sempre un po' la dimensione delle coppette che non si sa mai se vanno bene o non vanno bene. Quindi ho applicato queste coppette, ho fatto poi dei cappietti con dell'Artistic Wire e ho applicato questa chiusura a T. Il risultato è un girocollo veramente luminoso, a me piace molto. Mi dispiace non avere i cipollotti per realizzare anche il bracciale, ma spero di trovarli e di creare appunto una parure sul verde, che secondo me va bene sia per l'estate che poi per l'autunno. Infine voglio mostrarvi due creazioni work in progress. Per chi mi segue su Instagram, e vi consiglio vivamente di seguirmi su Instagram, perché oltre a pubblicare le foto in anteprima delle mie creazioni, pubblico anche ogni tanto dei contest, qualcosa di carino, qualcosa di particolare, quindi seguitemi, Agape Bijou, ve lo scrivo qui in sovraimpressione. Quindi questo orecchino qui, chi mi segue su Instagram l'avrà già,
visto, perché è un orecchino che ho pubblicato appunto un po' di tempo fa su Instagram, ve lo faccio vedere un po' più da vicino, e è rimasto, diciamo, vedo per il momento, è rimasto spaiato perché non ho ancora fatto il secondo. Questo l'ho realizzato un po' di tempo fa. Avevo intenzione di creare subito dopo il bracciale fiori di pesco anche gli orecchini abbinati al bracciale, però tra il dire e fare c'è di mezzo il mare, come si suol dire, quindi diciamo che è passato un po' di tempo. Spero di poterlo fare quanto prima e spero di non abbandonarlo nella scatola degli incompleti che a volte, diciamo, riprendo le creazioni da quella scatola per terminarle, a volte le rimetto dentro e quindi diciamo che non finisco mai tutte le creazioni che inizio. Questo però credo sia un male comune. Ah, comunque bando alle ciance, questo è un orecchino veramente semplicissimo, fatto con le Cheops e non so nemmeno come lo chiamerò. Se avete un'idea per il nome, mi fa piacere perché non ho veramente idea di come poterlo chiamare. Quindi aspetto le vostre indicazioni per i nomi qui sotto, mi raccomando. Infine, tanto tanto tempo fa, ho realizzato il ciondolo Saturno, che qualcuno di voi sicuramente si ricorderà. E questa è l'ultima versione che sto realizzando, non è ancora completo. Lo sto realizzando appunto in questa colorazione, devo terminare anche questo e forse in un'altra vita ce la farò a terminare tutto. E quindi niente, poi vi farò vedere cosa farò con i medaglioni. Ne ho al momento tre e quindi questo l'ho realizzato con questo bellissimo stratosferico Rivoli Swarovski da 18 mm nella colorazione fucsia, che non pensavo potesse piacermi così tanto, e invece devo ricredermi perché è veramente bellissimo, fa un bellissimo effetto. Sarà che, diciamo, i colori abbinati all'oro ultimamente mi piacciono molto, i colori accesi, quindi fucsia, verde, blu, rosso, mi piacciono veramente tanto. Quindi queste sono le mie creazioni di questo periodo, ragazze, sto tornando, vi prometto che tornerò presto anche con un nuovo tutorial, me lo sono imposto e devo riprendere un po' di cose perché in questi mesi, diciamo, ho abbandonato un po' le perline e mi sono dedicata un po' ai viaggi e adesso poi se vi va, veramente vi do una notizia in anteprima, avevo intenzione di aprire un secondo canale in cui parlo un po', dei miei viaggi, della fotografia, insomma, di altre cose, delle cose che mi piace comprare, eccetera. Spero di poterlo fare perché ci vuole veramente tantissimo tempo per gestire un canale, con questo canale lo so. Fatemi sapere se vi piacerebbe come idea, ecco, perché se, insomma, diciamo, ho già qualcuno che potrebbe essere interessato a una serie di video appunto in cui parlo dei viaggi, delle cose che ho fatto in questi mesi, eccetera, anche se non ho fatto dei vlog, però magari vi posso far vedere con qualche fotografia, eccetera. Non mi va di caricarlo su questo canale perché ormai questo è improntato soltanto sulla creatività. E quindi per lo più sulla creatività manuale, e quindi preferisco insomma fare in questo modo. Fatemi sapere cosa ne pensate e fatemi sapere se vi piacciono le mie creazioni. Io vi mando un bacio e spero di vedervi prestissimo. Alla prossima, ciao!